dire per scherzo da governatore che sono a rischio chiusura 25 ospedali è una cosa da imbecilli. Non usa mezzi termini Matteo Salvini, pur parandosi dietro un'iperbole, per colpire Michele Emiliano e l'annunciato piano di riordino degli ospedali pugliesi. Per Salvini, giunto in Puglia a suo dire perché reclamato dalle popolazioni esasperate dai disservizi della sanità regionale, la colpa è della sinistra da oltre 10 anni al governo. Sei uno scherzo, mi sembra uno scherzo di cattivo gusto. Sono stato contattato da tantissime persone preoccupate per la qualità della sanità in Puglia. Siamo qua a dire che non devono essere i cittadini, i medici o gli infermieri a pagare anni di cattiva politica e di mala sanità della gestione di sinistra. Se non chiuderanno ospedali siamo solo contenti, però prevenire è meglio che curare, non solo sanità. Non è possibile che Bari sia un crocevia, un punto d'appoggio di terroristi che vanno e vengono quando vogliono e poi vanno a fare attentati a Parigi. Non è possibile che la metà delle case popolari siano occupate abusivamente. Un centinaio è simpatizzanti ad accogliere Salvini di fronte al Policlinico di Bari e poco importa loro se qualcuno dai balconi di fronte decide di rispondere in modo colorito alle provocazioni del leader leghista, che resta in pratica l'unica contestazione nonostante l'imponente spiegamento di forze dell'ordine contro Salvini, che rilancia anche sulla questione degli operai natuzzi incontrati in serata a Sant'Eramo, dove però ci sarebbero state tensioni tra alcuni suoi sostenitori e un esponente della stampa locale. Non è possibile che ci siano aziende in difficoltà senza che il governo si stia muovendo, quindi portiamo il nostro piccolo contributo laddove invitati per cercare di essere utili. Non c'è campagna elettorale, quindi non sono qua a chiedere voti, cerco di dare una sveglia alla sinistra che sta mal governando la Puglia da troppo tempo.